Segnali positivi indubbiamente, ma non ci dobbiamo cullare su questi due successi perché, come quando perdevamo, è uguale adesso, non cambia niente. Il nostro lavoro è un altro, è un processo di continua crescita. Affrontiamo una squadra tosta, con forse la miglior batteria di terzini della 2. Hanno veramente tre buoni terzini, tiratori. La stiamo preparando e vogliamo vincere anche questa. Ecco, secondo te però in che cosa si è palesata questa crescita che ha portato poi alla vittoria di queste due partite, soprattutto quella contro Pescara, una squadra che vi precedeva in classifica? Ma fondamentalmente l'amalgama della squadra, ripeto, noi abbiamo 18 giocatori nuovi, quindi è servito un po' di tempo. Poi chiaramente i ragazzi hanno capito quello che vogliamo, stiamo lavorando tutti i giorni e siamo in crescita e quindi poi questo processo di lavoro che facciamo lo si vede in campo il sabato e la domenica quando giochiamo e fortunatamente siamo riusciti a raccogliere i frutti. Adesso siamo a dicembre, ormai i mesi da casa lontani da casa per i ragazzi iniziano a essere tanti. Com'è lo spirito che... Ma ormai stiamo bene, siamo una famiglia. Come è vero che siamo tanto tempo lontano da casa, è anche vero che manca poco per tornare a casa. Quindi i ragazzi sanno che abbiamo le ultime due partite che sono fondamentali prima di chiudere bene questo 2021 e poi andare a fare le meritate vacanze di Natale con i familiari. Sì, sono molto felice di aver giocato sabato. Abbiamo ottenuto un'ottima vittoria di squadra, siamo reduci da due vittorie consecutive e abbiamo tanta voglia di fare bene anche nel prossimo incontro contro Follonica. Ecco, quali saranno secondo te le difficoltà che incontrerete in questa partita contro una squadra che tanto ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche Teramo, che è una squadra che naviga nell'alta classifica? Sì, loro sono a un punto sopra di noi, hanno dei giocatori esperti a partire dal portiere, al terzino sinistro, però noi giocheremo per il nostro meglio e vedremo come andrà. In che cosa vi sentite particolarmente migliorati dopo... No, queste due vittorie sono un po' l'apice di un percorso di miglioramento che state facendo. Sicuramente in difesa, anche se abbiamo perso il nostro specialist Federico De Ruvo, però anche grazie a Valentino stiamo trovando un'ottima difesa, collaborazioni, aiuti e quindi la chiave è sicuramente la difesa.